Buonasera dalla TG3, il nuovo crollo della lira turca scuote i mercati. Le misure messe in campo dalla Banca Centrale di Ankara finora sono state inefficaci, mentre Erdogan torna ad attaccare Trump e la Commissione europea segue con preoccupazione gli sviluppi del caso. Lo vedremo. Ora gli altri nostri titoli. Borse deboli in tutto il mondo, timori di contagio dalla Turchia, lo spread tocca quota 280 ai massimi da maggio, Italia sotto osservazione per scelte economiche e bilancio. Di Maio, non vedo il rischio di attacchi dai mercati, non siamo ricattabili, è l'Italia che non è ricattabile da voi, replica Martina. Borghi, Lega, per lo spread serve scudo BCE. La nave Aquarius con 140 migranti a bordo ancora alla ricerca di un porto d'attracco. Salvini, mai in Italia. Dopo il rifiuto di Malta, Bruxelles tratta la redistribuzione. Livelli di inquinamento oltre i limiti in metà dei campioni raccolti in mare. Tra le cause, insufficienti impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti. Goletta Verde lancia l'allarme. Sono 16 tra medici e personale gli indagati agli ospedali civici di Brescia per la morte del neonato stroncato da un batterio killer. L'accusa è omicidio colposo. Con il gran caldo e le ferie le città si svuotano, molti anziani restano soli e privi di assistenza. Al TG3 la storia di giovani volontari che si prendono cura di loro. In apertura vi dicevamo delle tensioni finanziarie per la crisi turca che portano ricadute sulle borse europee.